Ciao ragazzi, io sono Falcone Rogli, sono qua con una nuova recensione per parlare un pochino di Ashes of Ariandel, questo DLC di Dark Souls 3 che abbiamo finito negli ultimi giorni, DLC su cui secondo me c'è parecchio da dire, perché in un certo qual modo posso ammettere di essere molto soddisfatto, ma da un altro punto di vista forse mi aspettavo qualcosa di più. E mi spiego meglio, questo è un DLC concettualmente molto ben fatto, narrativamente interessante, per quanto io sia ben lontano dalla lore di Dark Souls 3 come ben sapete, e devo dire anche strutturalmente ben concepito, perché comunque ha diverse ambientazioni, diversi segreti, diverse aree che possono essere raggiunte solamente studiandosi un po' tutto il contesto, diversi combattimenti, insomma c'è un po' di tutto, il ritmo è buono, il ritmo è incalzante perché comunque si parte molto lenti e nell'arco di pochi minuti si viene travolti dalla brutalità di questo DLC, per cui devo dire che dal punto di vista complessivo posso ritenermi soddisfatto, soprattutto se consideriamo appunto che in termini di level design questo DLC brilla di luce propria. Per quanto riguarda le note un po' meno liete, non posso certo negare il fatto che la longevità mi abbia un po' spiazzato. È vero, parliamo di un DLC, per cui non è che ci si può aspettare chissà quanto, però visto e considerato che parliamo di un DLC che viene venduto a circa 15 euro, un'ora e mezza barra 2 barra 3 se si è lenti sono veramente poche, poche, perché ci si aspetta di più, soprattutto se consideriamo che la trilogia di DLC proposta con Dark Souls 2 fu decisamente più consistente sotto il profilo della ciccia, cioè c'era più roba su cui affondare i denti rispetto a questo DLC, che per quanto buono ti lascia con quel senso di amaro in bocca e assetato di qualcosa in più rispetto a ciò che in realtà hai avuto. In questo senso credo che l'introduzione dell'arena, questa modalità multiplayer molto più strutturata, molto più diciamo anche concepita meglio rispetto a com'è notoriamente il PvP di Dark Souls 3, abbia contribuito a rendere il tutto un po' più gradevole, però solamente per chi è amante del PvP. Comparto online che sinceramente, considerando un netcode non proprio stabilissimo, non è che possa essere considerato un po' il fulcro dell'esperienza. Io personalmente preferisco di gran lunga godermi l'esperienza in singolo o quantomeno in cooperativa. Il multiplayer competitivo, proprio a causa di quel netcode che spesso ti fa sclerare, lo lascio un po' da parte. Di conseguenza questa arena, per quanto buona, perché appunto il fatto di potersi dedicare a partite con regole prestabilite senza che nessuno possa barare, come magari agire in maniera poco pulita, ecco, mettiamola così, come magari succede nel PvP normale, rende l'esperienza un po' più completa, un po' più lineare, un po' più godibile. Però ripeto, per chi come me non è così tanto un irriducibile del multi, questa grande enfasi data all'arena, che per certi versi sembra un po' aver limitato la qualità complessiva del single player, non è che mi entusiasmi granché. Quindi, concludendo, insomma, non è che ci sia poi tantissimo da dire, devo dire un DLC consistente, un po' brevino, anche perché appunto solamente due boss sono veramente pochi, però diciamo che nel complesso posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Certo, in ottica futura mi aspetto qualcosina in più per i prossimi DLC del gioco, però per adesso devo dire un buon inizio, perché quantomeno riesce a mantenere sullo stesso livello l'intensità dell'avventura di base, che come ben sappiamo è stata altissima. Detto questo però, ovviamente aspetto di sapere cosa ne pensate voi, fatemi sapere se avete apprezzato questo DLC o no, e se in entrambi i casi, insomma, fatemi sapere perché. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.